Non ho assolutamente cambiato idea, anche perché le novità dell'ultima ora, leggendo i giornali di questa mattina, non mi sembra che il governo abbia accolto le richieste dell'ANCI. L'ANCI, in un articolo anche un po' polemico nei miei confronti, ha detto che hanno già presentato tutte le istanze e che il governo ha garantito che per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti avrebbe tolto il patto di stabilità. Nessuna marcia indietro, anzi cresce la determinazione. Il sindaco dimissionario di Casale di Scodosia aspetta una risposta alla sua domanda. I comuni come il suo, con meno di 5.000 abitanti, potranno sforare il patto di stabilità? Potrò dei miei 530.000 euro utilizzare 15-20.000 euro. Lui di certo le tasse non le vuole aumentare, lo aveva promesso ai suoi cittadini e ora con l'avvicinarsi della fine dell'anno c'è l'addizionale IRPEF, la TARES e l'IMU. Ci troveremo a dover aumentare e la rata che deve essere pagata a dicembre ci sarà tutto l'aumento dell'anno 2013. La sua decisione a livello nazionale sta riscuotendo successo e chissà che non sia lui il capofila della protesta. La mia era proprio un momento di grande sfiducia, di grande amarezza nei confronti di chi, come me, è in prima linea dalla mattina alla sera a risolvere i problemi dei cittadini. E quindi al di là di questo ho ricevuto parecchi apprezzamenti da parte, soprattutto da parte dei cittadini che hanno difficoltà a portare a fine mese le proprie attività economiche, o peggio ancora quelli che hanno il capannone chiuso da anni.